Ma che fame? Non giù che qua. No, era, era mezz'ora, fa, ma che roba era? Yeah. Mamma mia. Io adesso tutto. Ma dobbiamo fare. Io ho freddo, caro. Ma sei il canottiere da Natale. Dai. Cioè, questo è un buco violento. Senti, ragazzo, quindi io ho fame. Quindi regolati. Ma anche a Natale. Regolati. Me ne fotto un cazzo del Natale. Beh, effettivamente oggi fa freddo, poi non mi hanno nemmeno minacciato, quindi vado a fare una roba un po' più carina quest'oggi. Vado a fare delle crespelline ripiene di wurstel, che poi la ricetta si chiama palle di neve, perché le vado a buttare in una fonduta di formaggi, che faremo dopo, e quindi queste palle tutte imbiancate di formaggi, insomma, questa qui è buonissima. Iniziamo che è tardi, perché devo... è tardi che loro sono affamati, tardi, figurati se c'è orario. Iniziamo l'impasto per fare una specie di pasta di pizza che andrà a essere il dove avvolgiamo per l'appunto il wurstel. Sono della farina, non ricordo i grammi, acqua, questa qua è tiepida, attenzione, andate un po' ad occhio, deve venire una pastella non troppo morbida. E poi il lievito, io ho trovato questo qui in bustina, non c'ho quella più vecchia, vabbè, pazienza. E iniziate a impastare finché, insomma, non avete una sottospecie di pasta di pizza. E il segreto è che lo dovete far lasciare riposare fino a quando non triplica il suo volume. Insomma, il risultato è questo. Oh! Questa magia! È... Magia! Bene, quindi taglio i wurstel e metto l'olio a friggere. Ecco qui, io ce l'ho già bello caldo. E ciò che si fa è molto semplice. Si prende la pasta, non fatele troppo grandi, che poi non vanno bene nella fonduta. E guarda, e lo metti a friggere. Ecco, l'olio è caldo e possiamo buttare... Guarda come le prende, allucinante. Le nostre crispelline di wurstel. Ma mica finisce qua, perché queste... Ora vado a realizzare una crema formaggio pazzesca, posta palle di neve. Non puoi capire che cosa succede, non lo puoi nemmeno immaginare cosa succede. Che diventano palle di neve, tutte formaggiose. Stavolta vedi che non mi rompono le scatole, sti zotici balordi. Francisco? Sì? O la smetti di parlare da solo, o ti frego una mano in quell'olio. Grazie. Non parlo solo, questo non capisce. Ah! Ho messo il coso d'olio bollente nell'acqua e succede questo effetto indesiderato, ecco, vi consiglio di non farlo. Buttiamo anche le altre. No! Oh. Va bene, va bene. Ne tiro anche un'altra. Dai! Sì. Ecco le nostre crispelline di wurstel e ora le andiamo a fare palle di neve. Vediamo come. Bene, le nostre palle sono pronte. Dobbiamo fare la neve. Sicuramente la panna, il latte e tutti i formaggi che avete in casa. Giambo! Cosa abbiamo? Formaggio cremoso! Mozzarella! Mozzarella! Renna! Una renna! Grana! Grana! No, non lo lancia! Non lo lancia! Ragazzi, che formaggio è che rimane attaccato, scusa? Asiago! Asiago? Mettiamoci a tagliare. Mettiamo una quantità di latte un po' a sentimento, bene così, sono circa 125-150 ml. Con della panna, che non dovrebbe essere così liquida, ma va bene. Questa è la panna dello zio Bob. Non avanziamo pretese. E iniziamo a dare la prima mescolata finché quantomeno il latte non si compatta con la panna. Dai, panna di merda. Primo formaggio. Gli mettiamo la mozzarella. Per esempio il parmigiano, la sottiletta, lasciateli un po' per ultimi perché sciolgono subito. Ora attendere che questo pappone diventi una crema. Voilà. Oh.
I'm steaming. I'm really screaming. All that meat and no potatoes. Attenzione, perché non bisogna assolutamente portare ad ebollizione. Ed ecco la nostra crema formaggi. Ragazzi, palle di neve. Buttate le crispelline. E voilà. Grazie, ma bontà. Com'è, pronto? Sì. Non metteteci le dita, eh. Che... Ma che è sta roba? Che... Le palle di... Le palle? Le palle. Le palle di neve. Ah. Neve. Azotici! Le palle di neve. Con le mani si può andare? Vedi in qua. Mamma mia. Sa di cammello. Sai di cammello, guarda bene. Ma no, è un pazzetto. Bravo! Raga! La puntata è buona. La prossima volta, renna. Yeah.